Vi siete stufati sempre della stessa inquadratura? Mi stavo giusto chiedendo, ultimamente sento il bisogno intrinseco proprio dentro di voler fare di più, ok? Di voler registrare di più, di fare più video, di portare questi vlog ancora di più, sempre con questo tocco leggermente di qualità, sicuramente non il top perché bisogna accelerare un po' i tempi, ma la domanda sorge spontanea. Riesco a mantenere questi video relativamente interessanti se li facessi così spesso, dico almeno 4-5 volte a settimana? Ovvio che non tutti possono essere da 10 minuti, ma posso farlo? La mia giornata è così interessante? No, forse no. Quindi questo sarà senza dubbio un bel test, una bella prova per me. Sarebbe davvero bello e affascinante se le mie giornate riuscissero a diventare una storia per voi. Vediamo cosa riesco a fare, a parte fare ultra zoom sul mio viso e fare hey! Sabrina, dimmelo tu, riesco a essere interessante facendo questi video così spesso? Sabrina, dimmi la verità. Guardate, c'è sia la firma di Sabrina che di Sasha. È uscito il sole, quindi facciamo un timelapse, bella. È tornato il sole. Praise the sun! Pensavo che non sarebbe più tornato. Pensavo che sarei stato costretto a vivere sotto la pioggia, per sempre. Ma meno male, io direi, meno male. Io ho già lavorato un bel po' questa mattina. Pausa pranzo fatta, cazzeggio di pochi minuti anche. Ora mi rimetto al lavoro. Allora, signori, secondo voi, dopo un piatto di cereali, cosa ci sta bene? Secondo me, una banana. Perché no? Direte voi. Ciao a tutti, io torno in ufficio. Voi venite con me, però. Allora, sono le 17:41, prevedo di riuscire ad uscire dall'ufficio almeno per le 9. C'è molto da fare, quindi andiamo. Sì, lo so, sto abusando di questa inquadratura. Che è troppo figa perché fa vedere bene sia le scale che il corridoio. Mi piace molto tutto qua. E adesso io mi devo rimettere a lavorare. Potrei scegliere di lasciarvi qui sempre accesi, ma ve la risparmio, ok? Bella. Signori, è ora di andarcene da qui, si è fatto tardi e è ora di andare. Un attimo che metto un po' a posto con delicatezza. Perfetto. Stavolta non farò finta di camminare come se non ci fosse una telecamera. Ce ne andiamo? Signori miei, la macchina è ghiacciata. Non penso che si veda perché è troppo buio, ma è ghiacciata. Le temperature iniziano a scendere sotto zero, molto bene. E io sono al buio.
già, qui noi già abbiamo fatto l'albero di Natale con un pelo di anticipo, perché c'è chi piace e chi non piace. A noi piace. Adesso portiamo fuori questa bestia di Satana, che deve stare zitta. Kirk, zitto. Kirk. Di solito mi risponde sempre quando gli dico appunto di stare zitto. Adesso usciamo, dai. Ci rivediamo sempre qui, in cucina. Sempre in cucina, a mangiare col peo. Hai capito? Cosa c'è di più magico che mangiare col peo? Le schifezze. Cioè le schifezze. Un po' di carne con dell'uovo sopra. Easy. Vlog scorso era il panino col burro d'arachidi e la marmellata. Oggi questo. Cioè, questo. Bello? E voi che vi starete chiedendo, perché sto sprecando il tempo così su YouTube? Beh, innanzitutto ti ringrazio. Ma adesso io mangio. Allora, io ho ancora fame, quindi ecco che cosa facciamo noi. Io ho qua solo due fette di pane, sono preziose queste perché sono le ultime due. Un po' di prosciutto cotto e la maionese. Oh yeah, oh oh yeah, wow 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 wow. Allora, parliamone. Questo è il panino della vita proprio. Wow. Non so cosa sarà uscito da questo vlog. Ho semplicemente ripreso tutto ciò che mi veniva in mente. Spero comunque sia che vi sia piaciuto. E noi andiamo a dormire. Ciao.